ultimamente non ha una bella cera. È da quando hanno assunto quella arpia di Chloe. Ma neanch'io la sopporto. Ogni volta sa sempre tutto lei. E poi quando era in Francia, amo la Francia, vive la France! Ma perché non se la sposa questa Francia? Che poi lo sanno tutti che è qui solo perché va a letto con il regista. Davvero? Ma come? Non hai visto come si comporta? Non mi stupirei se da un momento all'altro, durante una ripresa, gli saltasse addosso. Ora capisco perché porta le scarpe con i tacchi alti e neri. Ma c'è una teoria sulle donne che portano le scarpe con i tacchi. Allora, quando i tacchi sono bassi, vuol dire che la donna è lanciata in carriera, non le interessano gli uomini. Quando i tacchi invece sono alti e rossi, è in cerca d'avventura. Allora basta che le offri un caffè e già te la sei portata a letto. E quando invece sono alti e neri, vuol dire che c'è qualcuno che ha una relazione con lei in ufficio. Marisol, hai fatto pace con Jorge? No, non potrò mai perdonarlo. Ha usato tradizione. Scusate, ho avuto un calo di zucchero. Tranquillo, papà urla con tutti. Lei è il figlio. È proprio così, il cocco del papi. Non mi scemenze, Claudia, lo sai benissimo. Beh, che se dipendesse da me, io... Niente, è morto, un animale balsamato. È così carina. Ma chi, Chloe? No, la telecamera mi fa impazzire, sempre lì a fissarmi con quel suo grande occhio nero. Ma non se ne innamori, signor Luca. Guarda tutti allo stesso modo. Sto parlando di Chloe. Ma ti sei bevuto il cervello o cosa? È odiosa, preoccupata, è pure dispotica, non c'è niente di peggio. È adorabile. E poi secondo me anche lei mi ama. Sai da quando lavora qui? Indossa sempre le scarpe nere col tacco alto. Avete visto il regista? Non è sul set. No, si è innervosito per colpa di quell'idiota microfonista. Oh, italiani incapaci. Se fossi in Francia, saprei che fine farli fare. La ghigliottina. Dai, su, non dire così. Sono sicura che a te il regista non dirà nulla. Del resto tu hai un ruolo speciale. Ha sempre un occhio di riguardo per te. Poi è sempre così pronto a darti una mano in caso di bisogno. Dai, non ho tempo da perdere con voi. Ditemi se lo vedete perché è urgente. Ho delle cose a fargli vedere. Chissà cosa avrà da mostrargli. Oh! Luca, dammi retta. Lasciala stare. È una persona odiosa. Se posso esprimermi. No! Luca! Prego, Cesare. Grazie, signorina. Dunque, dicevo, se posso esprimere il mio parere, che la signorina Chloe non fa per lei. Ma cosa ne sai tu di cosa fa per me? Cosa ne sa lui di cosa faccia per me? Lei è un bravo ragazzo, simpatico, gentile. Non vorrà mica sprecarsi con un'arpia come Chloe. Oh, sì, invece. Oh, ecco che ripassa. Ciao, Chloe. Senti, pensavo, dopo ti andrebbe di mangiare un boccone e dopo magari possiamo anche passare da me. Oh, pardon! Ma lei non si merita. È cotta di me. Ma maestro, è ancora qui? Lo sa, sono tutti andati fuori. Siamo rimasti solo io e lei. Papà, riprendi la macchina, che faccio? Ti aspetto? Slave of love, slave of love.